aspettate un minuto, guarda, devo dare una cosa a Ben. Allora. Dov'è Claudio? Io. Chi vuoi intervenire primo? Laboratori precoci o... Facciamo i disoccupati. Disoccupati. Hanno più... hanno... Mario? Più fame. Hanno più fame, sì. Io se vuoi intervengo, ma intervengo a titolo personale, Claudio ha una ragione. Cioè, l'importante è che lo dici... Sì, Mario. Siamo in difficoltà, ma le difficoltà sono risolte perché l'attuale governo elargirà, fatti i conti, 48 centesimi al giorno a 4.600.000 poi, perché 1.600.000.000 diviso 4.600.000 fa questa enorme cifra, per cui ho già prenotato per le Bahamas. Che cosa dire? Ho ascoltato con interesse il racconto del compagno della Marcegaglia, compagno lavoratore della Marcegaglia, non il compagno della Marcegaglia. Noi dobbiamo per forza, inevitabilmente, fare rete, perché c'è una situazione economica e politica che tutti conosciamo, dicevo giustamente prima, che ce la stiamo a raccontare fra di noi. Sappiamo com'è la situazione, dobbiamo necessariamente, e soprattutto permettetemi la franchezza, perché sono, vivendo questa situazione, amplifico poi anche quelle che sono le difficoltà interne. Noi dobbiamo anche uscire dalla logica che sta vivendo la sinistra attuale. Parlo di tutta la sinistra, non mi interessa questo o quello, né mi interessa oggi ragionare su dove stanno le responsabilità di questa situazione. Dobbiamo necessariamente fare un ragionamento che parte dal basso, perché come qualcuno ha già detto, mi pare tu, se non partiamo dal basso, prevalgono sempre le logiche delle segreterie. Se prevalgono le logiche delle segreterie, io le chiamo personalismi, prevalgono inevitabilmente le logiche di io non mi sciolgo, io resto qua perché sono convinto di aver ragione, no? Vediamo la vicenda di Sinistra Italiana che purtroppo ha preso una piega che a me onestamente non piace, al di là delle persone, di alcune persone. Però si parte con un ragionamento su ricostituire un partito della sinistra e si arriva dopo 4 mesi a parlare di federazione di diversi partiti, no? Che rimangiare a fare iniziative sul territorio, nei quartieri, siamo a Milano, quindi, nei quartieri di Milano, dell'Interland milanese. Farci vedere solo durante la campagna elettorale non serve a niente. La risposta dal cittadino siete rispuntati se tutto va bene, oppure che cazzo rompete i coglioni ancora, seguono la linea dei francesismi, ma perché servono i francesismi, siete ancora qua, dobbiamo fare rete e soprattutto la nostra campagna elettorale come sinistra, e io ribadisco, io sono quello che una volta si chiamava un cane sciolto, non ho più tessere di nessun partito, non mi interessa più l'accrocchio, ho già detto queste cose. Dobbiamo, la nostra campagna elettorale deve durare 365 giorni all'anno. Dobbiamo fare iniziative aperte, e per iniziative aperte non vuol dire fare il convegno a quali inviti i cittadini, non ci vengono. Iniziative aperte vuol dire andare nei quartieri, girare per i quartieri, parlare con la gente, fare dei banchetti, discutere, far decidere. In zona 3 lo stiamo facendo come c'è un gruppo di giovani che sta operando in questo senso, io quando posso partecipo, sono andato in giro a chiedere alla gente con dei modulini da compilare, e la stessa cosa stanno facendo quelli della lista dei disoccupati precari di Ottosoglio, e inizieranno a farle anche in via Padova, in zona 2. Chiedendo alla gente, senza dare risposte chiuse, nel senso
ti do un elenco di cose e tu mi metti la crocetta su quelle che secondo te. No, l'elenco è vuoto, facciamo parlare la gente. Se facciamo parlare la gente, sappiamo quali sono i problemi reali del quartiere e mettendo tutti insieme sappiamo quali sono i problemi della città di Milano e dell'area metropolitana. Guarda caso, le risposte date da dagli intervistati, chiamiamoli così, sono due: punti di aggregazione, lavoro, primo e secondo posto, oppure lavoro, punti di aggregazione. Poi viene l'ambiente, poi vengono tutta un'altra serie di questioni. Quindi è questo che dobbiamo fare. Quindi non chiuderci, non cantarcela e suonarcela, ma aprirci e andare a riconquistare la nostra base elettorale sostanzialmente. Perché alla fine se mettiamo insieme i risultati di Sinistra per Milano e i risultati di MIC, c'è da piangersi addosso per i prossimi 20 anni. Che cosa abbiamo tentato di fare noi fino a giovedì e non entro nel merito? Avevamo costituito il movimento dei diritti dei disoccupati senza una base politica, o meglio, diciamo che chi l'ha messo in piedi aveva una sua base politica, poi ci siamo aperti a tutti, non si chiedeva, abbiamo buttato fuori un paio di fascisti che abbiamo scoperto che si erano infiltrati, ma questo è un altro ragionamento, Maurizio lo sa. Ci siamo organizzati presso la Camera del Lavoro, ringraziamo anche la FIOM che ci ospita, ci ha supportato eccetera eccetera, però senza fare nomi devo dire anch'io che se un funzionario della FIOM ci ha dato una mano, il dirigente della FIOM provinciale non si è mai fatto vedere, quindi c'è un problema anche all'interno del sindacato, no? Rispetto a queste tematiche. I disoccupati si sono dovuti auto-organizzare, tant'è vero che a Milano c'è articolo 4, movimento dei disoccupati, lista disoccupati e precari, ATDAL, l'associazione degli over 40 disoccupati. Perché? Perché il sindacato non mette mano nell'organizzazione di questa fascia di ex lavoratori o lavoratori, come io preferisco chiamare, e non si capisce perché. Allora benissimo, non lo fanno, auto-organizziamoci, facciamo rete, costruiamo dei percorsi, con Claudio abbiamo cominciato a ragionare anche sugli sportelli, su tutta una serie di cose e vediamo, partendo dalla base, di arrivare a ottenere qualcosa. Noi avevamo fatto delle proposte alla precedente amministrazione comunale, proposte che avevano trovato un riscontro, diciamo, soggettivo, dicendo sono proposte interessanti, si può fare o non si può fare, però poi praticamente è iniziata la campagna elettorale. Siamo ritornati alla carica con la nuova giunta, devo dire francamente, hai citato tu l'assessore al lavoro di Milano, io speravo onestamente che diventasse vice sindaco e me lo togliessi dalle balle, perché con quell'assessore al lavoro difficilmente otterremo dei risultati. Andiamo verso l'autoproduzione del lavoro, no? Che può essere un segnale, e andiamo verso la richiesta alle municipalità e al comune rispetto agli incentivi economici. Ho letto una cosa, può essere interessante, sono tali e si federano fra di loro. Sulle federazioni sappiamo già come può finire, no? C'è stata già una federazione. Né mi interessano più, io sono stato candidato per Milano in Comune, ancora partecipo alle riunioni di Milano in Comune, spero che diventi un progetto un pochino più importante, stando sul territorio di Milano, certo pensando di ragionare a livello nazionale. Ecco, però per dirla altrettanto chiaramente, tutta la parte politica, diciamo, che ci riguarda, non mi interessano più gli accrocchi elettorali. Dobbiamo smetterla con questa cosa che quando ci sono le elezioni, un mese e mezzo prima ci incontriamo, no? e facciamo l'unità. In realtà un mese e mezzo prima costruisci l'accrocchio elettorale che normalmente fallisce appena finita. Io 5 anni fa mi ero inventato questo slogan: ci si mette
insieme prima della campagna, poco prima della campagna elettorale. Si litiga durante la campagna elettorale, ci si lascia finita la campagna elettorale. Questa è la logica. O usciamo da qui, o altrimenti ha ragione il compagno che ha parlato prima, l'alternativa a partire dalla base, no? Perché altrimenti non esce. Fare rete non è così semplice. Vuol dire fare rete con diversi gruppi che si sono autoconvocati, diciamo così, o autocostituiti per le difficoltà sindacali che ci sono. Mettere insieme i precari, mettere insieme i lavoratori precoci, mettere insieme i disoccupati, mettere insieme i precari, mettere insieme le nuove povertà, perché questa è la verità. Non è semplice, ma dobbiamo tentare e dobbiamo in qualche modo trovare anche dei sistemi nuovi, delle modalità nuove per ragionare. Soprattutto perché, e torno un attimo al problema di prima, anche per colpa nostra abbiamo disabituato le persone alla lotta. Il fatto che, lui diceva, c'erano 50 persone al presidio, io c'ero al presidio davanti alla prefettura, c'erano sì 50 persone, però vista l'età che ho, mi ricordo che un po' prima, se c'era un problema alla Falchi di Sesto, partivano gli operai della Siemens di Milano a fare il presidio davanti alla Falchi di Sesto e viceversa. Questa cosa si è persa, questa abitudine al supporto reciproco si è persa. Quindi dobbiamo fare rete anche con i lavoratori in difficoltà, quelli delle aziende che sono oggi a rischio di chiusura e i lavoratori in genere. Dobbiamo anche però partire da questo, proprio per non continuare a cantarcela e a suonarcela da soli. Dobbiamo presidiare il territorio. Dobbiamo ricominciare a presentare un documento al sindaco Sala dicendo che ci sono un sacco di negozi di proprietà del comune, che sono siti nelle case di proprietà del comune dell'area, che sono spinti da anni, che sarebbe cosa buona e utile, un po' evangelistico come termine, di dare questi negozi gratuitamente a delle start-up o a dei disoccupati o delle aziende che vogliono fare delle attività, mettere in piedi delle attività che però devono essere utili alla popolazione di quel quartiere. Ricordo che uno degli articoli meno della Costituzione meno attuati in Italia è l'articolo 4, dove dice che ogni attività industriale, comunque dove ogni attività deve avere un impatto etico e sociale sulla popolazione. Se voi mi trovate un'azienda che abbia un impatto etico e sociale, no? Allora proviamo anche noi, proviamoci noi a fare questo tipo di cose. Prendere contatti col Codacons rispetto a questa loro proposta potrebbe essere interessante, perché il Codacons comunque ha un peso. Chiudo dicendo, spero di continuare, al di là delle mie vicende personali, di continuare la collaborazione con Claudio, con lavoratori precoci e con gli altri, e continuerò a darmi da fare. C'è un problema serio, è vero che oggi stanno facendo quel cavolo che vogliono, e sto parlando del titolo primo della Costituzione, lo stanno facendo, nessuno si ribella, no? A ottobre, se no perde, non solo cambia la struttura politica del paese, ma con quella vittoria del sì si sentiranno autorizzati ad attaccare il titolo primo della Costituzione. E il titolo primo della Costituzione è quello che all'interno del quale ci sono tutti gli articoli che parlano del lavoro. Se gli consentiamo anche di attaccare il titolo primo e quindi di poter fare tutto quel cavolo che vogliono senza neppure correre il rischio che la Corte Costituzionale dica questa legge è incostituzionale, perché se la modificano come cavolo vogliono loro, siamo rovinati.
Quindi fare rete è la cosa indispensabile, è la base indispensabile. Sulle vicende politiche ho detto quello che penso, spero che partendo dalla base qualche cosa si muova e quindi si arrivi a creare una sinistra diversa, moderna, tutto quello che volete, ma una sinistra unita e che possa impattare in maniera diversa rispetto a questa cosa qua. Sul problema dei disoccupati, un'unica cosa: è difficilissimo tirarli fuori dal buco dove si sono infilati, in parte perché si accontentano degli 80 euro e dei 48 centesimi, in parte perché sono stressati. Il problema che tu dicevi dei tuoi colleghi, noi lo viviamo con i nostri colleghi, no? Che ormai sono disoccupati da 4-5 anni e quindi crollano psicologicamente. Anche questa cosa dobbiamo trovare il modo di risolverla, di tirarli fuori, e uno dei passaggi indispensabili potrebbe essere lo sportello, non lo sportello che sta facendo il sindacato attualmente. Cioè tu vai lì e ti dicono, ti compilano la modulistica per chiedere la detassazione della tassa rifiuti. Va bene, no? Che tu faccia anche quello, ma lo sportello deve servire per tirarti fuori dalla disperazione e quindi riaggregarti a qualcuno che ti possa dare delle speranze. Più saremo e più otterremo dei risultati. Appunto, ringrazio Mario per l'intervento, al concluso con lo sportello. Purtroppo il compagno Federico Rizzo, che è responsabile dello sportello Lavoro Scintilla, non è potuto venire, e questo servizio che offriamo da un anno e mezzo a questa parte, in cui siamo riusciti a dare assistenza e consulenza gratuita ad oltre un centinaio di lavoratori disoccupati di difficoltà. Vediamo questo servizio utile anche perché, come diceva all'inizio, la frammentazione del lavoro porta anche a, appunto, dei luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono sempre più isolati, più frammentati, quindi più isolati, e ciò ha delle ripercussioni a nostro avviso anche dal punto di vista psicologico, laddove non possono avere compagni di lavoro che possono dargli una mano. Cerchiamo di dare una mano a livello territoriale per lo sportello Lavoro. Speriamo di aver aiutato qualcuno in difficoltà in questo periodo ed essere stati utili, appunto, ai lavoratori disoccupati. L'idea nostra è ampliare questo tipo di iniziative, mettere più bisogno e, appunto, ampliarli e mettersi più a disposizione per i lavoratori. Claudio Balzanelli del Comitato Lavoratori Precoci Lavoro Giovani, prego. Poco da dire, ti ha detto tutto lui. In pratica tutto dalla base, bisogna partire dal territorio e bisogna incominciare a muoversi assieme. Il problema grosso è che un comitato deve essere politico. Non esistono comitati, no, ma siamo tutti, no, deve essere politico, deve avere un'idea, deve portare, deve perseguire qualcosa, se no non è un comitato. Poi bisogna vedere di essere solidari soprattutto con i disoccupati, i inoccupati. E noi che siamo di una certa età e vogliamo anche lasciare il passo ai giovani, non possiamo andarci fuori dal lavoro e i figli a casa che non possono lavorare. Questa è la contraddizione di questa società. L'unica cosa che si può fare è riaggregare fra tutti e ricominciare da zero, cominciare da ogni rione, cominciare a gridare, a dire le nostre, ma c'è poco da dire, bisogna fare, bisogna scendere e basta. Perché io ho provato un senso di fratellanza quando eravamo in Consumo Forte, abbiamo bloccato questa cosa, ma è giusto, perché tu stai difendendo una dignità, un qualcosa che c'è scritto nell'articolo della Costituzione, il tuo lavoro. Il lavoro però non deve essere, non ti deve assoggettare, tu non devi fare 40-45 anni di lavoro
se poi non hai il ricambio generazionale che noi ci chiamiamo, ma tanti giovani, 36,9% di giovani, dove sono questi giovani qua? Sono tutti o in casa oppure sono al bar. Bisogna andarli a prendere anche dei capelli, di capire il valore della società, del lavoro e provare a ricominciare a fare questo cambio. Poi, vabbè, poi ci saranno le leggi saranno da cambiare, ma non spetta a noi. Noi possiamo solamente incitare la gente di cambiare, non siamo politici. Finito. Grazie Claudio. Gli interventi segnati? Tre. Quattro interventi in tutto. Chiedo di essere sinteticissimi, che se no non finiamo più. Diamoci un tempo. 3-4 minuti a intervento e poi andiamo a chiudere che inizia a essere anche abbastanza tardi. Tutta colpa mia. Certo. Io sì. Cerco di essere sintetico. No, veramente. Anche perché veramente. Cioè le cose fondamentali sono state già dette. Quello che volevo aggiungere. E vado un pochettino contro quello che ha detto Claudio nella sua parte finale, è che in realtà noi anche come singoli possiamo ribellarci e determinare un cambio, se non delle leggi, almeno dell'ottica con il quale vogliono farci passare certi aggiustamenti. Mi riferisco soprattutto alle purtroppo modifiche, numerose modifiche che ci sono state delle leggi. Costituzione in primis, ma poi anche dell'articolo 18 e di altra legge elettorale, per esempio, anche questo è stato un attacco sia al lavoro sia anche alla Costituzione. In realtà noi come singoli dobbiamo, possiamo e dobbiamo ribellarci, perché in ogni modifica delle riforme pensionistiche, per esempio, come dell'articolo 18, come della legge elettorale, c'è una violazione della nostra Costituzione. Questo è stato anche certificato dalla Corte Costituzionale, solo che non ha avuto poi il coraggio di fare il passo successivo. Io personalmente ho presentato querela seguendo lo schema dell'avvocato Mori, ma ce ne sono altri, forse poi anche Andrea ne parlerà. Ho presentato querela proprio per usurpazione del potere politico, perché non permettendoci di andare a votare hanno determinato il fatto che continuano a scegliersi ogni persona da portare in Parlamento, che diventano, e lo sono anche da prima, supini di queste persone, quindi poi modificano le leggi come gli pare piace. Io credo che sia importante invece dare un segnale sia a ottobre o a novembre, quando ci sarà la votazione, ma anche successivamente e anche prima, con un'azione anche di carattere personale, cioè presentare una querela, ce ne sono diverse, sia dall'avvocato Mori sia anche di altri, proprio per usurpazione del potere politico, ma anche per attacco alla Costituzione, eccetera. Io concludo qua, cercando di essere breve, se poi qualcuno vuole capire qualcosa di più, magari possiamo fermarci e dare qualche riferimento su come fare. Poi c'è Giovanni. Io comincerei subito. Non so se ti ricordi bene. Ponendo una. C'è stato un intervento che ha detto noi non siamo politici. Vorrei dire. Noi dobbiamo fare politica. E dobbiamo farla in una fase come questa. Dove la politica è diventata luogo, diciamo così, di demerito. Noi non possiamo permetterci di non riappropriarci del terreno della politica.
dobbiamo ritornare a fare politica. E il primo passaggio per fare politica è la costruzione di un soggetto, che sia il punto di riferimento per il soggetto politico, che sia il punto di riferimento per le lotte appunto dei lavoratori. Se non è così, se noi ci rifiutiamo di fare politica, gli altri la faranno per noi e la stanno già facendo. I rapporti di forza sono quelli che sono, che vedono appunto una debolezza smisurata del movimento operaio, che è stato sbrindellato, ma non da adesso, da almeno 25 anni di operazioni appunto fatte grazie anche alla poca, secondo me, combattività delle organizzazioni sindacali, in primis appunto ci metto la CGIL perché è il mio sito. E farlo questo in un contesto in cui non hai più la grande fabbrica, dato strutturale non da poco, luogo di formazione ideale della coscienza di classe, e farlo in una situazione in cui il tempo libero cui tu potevi pensare non è più tuo, ma è quello della bersaglio di classe, che ha saputo mettere in campo dei meccanismi appunto che una volta si chiamavano egemonici e che ha praticamente pedato la coscienza collettiva di questo paese. Noi dobbiamo ritornare a fare politica, non possiamo non farlo, e dobbiamo ritornare a fare politica partendo da quelle condizioni in cui noi oggi ci troviamo, e le condizioni in cui noi oggi ci troviamo è quella di, me lo lasciate dire, di un campo di concentramento a cielo aperto, ovviamente. Puoi parlare, puoi dire la tua, ma tu non conti nulla e nelle istituzioni a te non ti ci voglio, perché tu sei il motivo di conflitto. Io devo fare di tutto affinché nelle istituzioni, carta costituzionale compresa, io appunto non ci devo le repliche si comunque. È chiaro? Tutto è chiaro. In una, sapevano che ci sarebbe stata una crisi appunto delle proporzioni così come, e hanno voluto che in una fase del genere nelle istituzioni non ci fosse alcuna soggettività comunista antagonista appunto, che in pratica metteva i bastoni in mano uomo, che frenava i processi appunto di trasformazione dello Stato democratico, così come si chiama la Carta Costituzionale, è stato appunto che sposava in pieno il cosiddetto neoliberismo. Quindi, a partire da questi dati, che sono secondo me incontrovertibili, e mi fermo qui, non ci metto dentro anche quanto abbia giocato l'Europa, purtroppo, nella riduzione, diciamo così, della sovranità del nostro Paese, considerando quello che dice la Carta Costituzionale rispetto al lavoro, ma rispetto anche all'economia, tant'è vero che la prima cosa che ci hanno fatto invertire da poco è stato appunto l'articolo 81 appunto del pareggio del bilancio, con il quale si è detto che se c'è da costruire un ospedale non lo puoi fare perché viene prima il pareggio del bilancio, e in questo modo ti hanno praticamente impacchettato e impedito a te di decidere qual è il destino, il futuro che appunto vuoi dare a questo paese. Ora, io credo che questi siano degli elementi su cui si può, ma non solo, cioè ve ne sono anche altri, però quello che invito a fare è che se si vuole un attimino ricostruire a partire appunto, a far ripartire lotte operaie in questo paese, bisogna capire bene quelli che sono i dati strutturali e sovrastrutturali che hanno praticamente deciso la scomposizione e l'impossibilità di costruire un soggetto che sia antagonista e sia veramente antagonista e che faccia appunto il suo lavoro all'interno delle istituzioni. Non è un caso che sono arrivate le 5 Stelle, non è un caso che prima abbiamo avuto la Lega, non è un caso che abbiamo avuto Forza Italia e compreso anche il appunto le 5 Stelle. Sono stati esperimenti politici per impedire comunque che a sinistra si venisse a formare qualsiasi soggettività seria in grado appunto di rompere i meccanismi in termini di rapporti di forza che l'avversario stava appunto sperimentando e mettendo in essere. Anche perché, e non bisogna dimenticarlo, questo era il paese in Occidente che aveva un fattore K, era in Occidente il paese più a rischio ed è stato il paese su cui
tutti gli esperimenti politici sono stati fatti dai colpi di Stato, alle stragi degli anni 70, a Licio Gelli fino praticamente alla fine del PC e poi la trasformazione in PDS, DS e PD, una sequenza e mi fermo qua. Ora, se ragioniamo in questi termini, forse incominciamo a fare politica, abbiamo bisogno, un bisogno estremo di fare politica. Politica, lasciatemi dire di classe. Grazie. Allora, non voglio ripetere nulla di quello che è stato già detto. Io penso che costruire una rete a Milano, nella condizione data comunque una città che non ha un tasso di disoccupazione complessivo come lo abbiamo in città come Torino, dove c'è stata una devastazione che è più pesante con questa crisi, per non parlare del Sud Italia, bisogna articolare bene delle proposte che siano calate nel contesto economico e sociale milanese. Non so se qualcuno di voi sa che a Milano sta arrivando una pioggia di milioni dall'Europa che verranno gestiti dal comune. È un piano nazionale, sono i fondi del PON Metro, piano operativo nazionale, distribuiti dall'Europa direttamente, cioè dalla Commissione Europea direttamente ai comuni, non passano dalla regione, dalle regioni. Si tratta a livello nazionale di alcune centinaia di milioni di euro e a livello milanese di alcune decine di milioni di euro. Comunque si trova appunto anche sui siti, insomma, del comune, per cui dati precisi si possono andare a prendere. Fondi destinati a che cosa? All'avvio di start-up, di imprese giovani, eccetera, no? In settori di, diciamo, ad alto contenuto tecnologico, di innovazione. Questo è dichiarato, diciamo, gli intenti. E questi soldi saranno delle disponibilità di essenzialmente un paio di assessorati del lavoro, ricoperto di nuovo dalla Tagliani, che è stata citata, e i servizi sociali, perché insomma questa, diciamo, partita interverrà anche e lavori pubblici, forse, non so, insomma, comunque essenzialmente l'assessorato del lavoro. Io penso che su questa partita bisogna intervenire, cioè bisognerebbe ragionare, mettere attorno a un tavolo quelle associazioni che ho citate prima e anche altri soggetti, per elaborare noi delle proposte, eventualmente, se siamo capaci, se abbiamo le competenze, e dire come possono essere spesi questi soldi per creare vere opportunità di lavoro, tra cui anche una delle ipotesi contemplate da questo piano è il riutilizzo di sedi pubbliche, di negozi sfitti, di insomma immobili comunque del comune, no? Messi a disposizione di giovani che vogliano intraprendere un'attività, e non solo giovani ovviamente. Quindi io penso che so che 5 di questi milioni l'assessorato già Tagliani prima delle elezioni, e credo che non abbia cambiato idea, voglia destinarli sul quartiere, cioè voglia indirizzarli verso il quartiere Giambellino Lorenteggio, dove faccio attività tra l'altro politica e sociale io da anni, e all'interno di un piano di rigenerazione e di riqualificazione di quel quartiere, 5 milioni di euro per progetti, 5 milioni di euro in un quartiere come quello sono soldi. In un quartiere come quello, dove ci sono decine, se non centinaia, di disoccupati, precari, cronici, persone che hanno ormai problemi psicologici e fanno fatica a vivere una vita normale, io penso che su quella vicenda dobbiamo intervenire. E poi possiamo parlare di diritti in astratto, no? E star qui a dire faremo i banchetti, faremo questo, faremo quello, ma se non individuiamo anche concretamente dei passaggi,
e non facciamo leva anche su possibilità concrete che ci sono, allora perdiamo delle occasioni. Per cui io sono disponibile a ospitare magari un'iniziativa di questo genere nel nostro quartiere, proprio per rivolgerci a una platea un po' magari differente da quella che c'è adesso qua, è una platea di attivisti, militanti, che fanno politica pubblica, no? Ma una platea invece di famiglie, di giovani soprattutto, molte volte i cosiddetti net, quelli che non lavorano, non studiano, no? Oppure giovani che hanno studiato, che hanno un diploma, ma che non hanno nessun tipo di prospettiva. Proviamo a rivolgerci a questi soggetti qui, che sono quelli che pagano di più questa crisi e la pagheranno sempre di più in futuro, e inseriamo anche degli elementi, proviamo a inserire anche degli elementi di proposta politica, cioè una parola d'ordine che qui avevamo cercato di rilanciare in questi ultimi due anni insomma, insieme a Muro, ad altri compagni, a quella della riduzione del lavoro, di lavoro per il salario, proviamo a innestarla su delle proposte, delle richieste anche molto specifiche calate sul territorio. Proviamo a fare anche un po' di lavoro politico su, come dire, sul nostro territorio, e dobbiamo avere anche, credo, un nostro elenco di proposte, di slogan, eccetera, che possa anche avere una presa sul proletariato di oggi. Concordo e chiudo nel ritenere che questa è una fase difficilissima per noi, perché il dato della frammentazione è un dato, come dire, implicito ormai presente dappertutto, ogni vertenza, ogni tentativo di messa in discussione dei rapporti di forza si scontra oggi con questo limite, e credo che sì, il primo passaggio debba essere quello di cercare di succedere al lavoro di compromesso minimo. Io credo che noi dobbiamo puntare a qualcosa di differente, sapendo che qualcuno dice che non ci sono margini di riforma di questo sistema, però ci sono risorse che ogni giorno vengono bruciate, pensiamo che i soldi sono stati buttati per Expo, soldi pubblici, soldi nostri, capite? E altro ancora, per cose che non, per progetti che non hanno creato posti di lavoro e sviluppo vero, e io penso che dobbiamo partire da queste contraddizioni qua, come sempre ha fatto i comunisti, no? Per dire che le risorse ci sono, i soldi ci sono e vanno utilizzati per creare posti di lavoro, per uscire da questa crisi, eccetera, eccetera. Quindi una proposta politica, la nostra, deve essere sempre comunque calata nel contesto sia locale che generale, e deve saper e deve poter essere praticabile, perché la gente altrimenti non si schioda dalla passività e dalla rassegnazione. Se non c'è, come dire, da parte delle persone la comprensione che sì, quella cosa lì si può rivendicare, possiamo farla questa battaglia perché ci sono le condizioni per portare a casa un risultato. Che rappresentano, ad esempio, come altre situazioni, magari non strettamente legate a rapporti di lavoro in quanto tale, ma che nel loro insieme hanno nella stessa battaglia hanno espresso, esprimono dei conflitti, non solo riferiti al lavoro, ma mettono in discussione tutta una serie di processi economici e politici. Anche mi riferisco per esempio alla questione delle rendite fondiarie, no? Quindi la speculazione sui territori, i soggetti che giocano su questo grande gioco sono sempre le banche, se va male sono i mafiosi, questa è una questione. Quindi questa è una battaglia di base importantissima, va sostenuta insieme a quella della goccia, piuttosto che
di altre battaglie che in realtà sono già unite nelle questioni, nei temi che tocca, sicuramente. Però c'è una questione di fondo, credo. Il fatto di parlare della Costituzione non vuole essere una difesa romantica di una carta del cazzo di niente. In realtà questo tavolo che si consumerà a novembre è un punto di non ritorno. Vuol dire che da quando qualcuno ha buttato via 25 anni fa la bandiera del PC, sottolineando il fatto che io non sono mai stato del PC, però a oggi è successo qualche cosa. Sono passati 25 anni e ci troviamo qui con che i signori, quelli inginocchiati alle banche, compreso la Marcegaglia, perché anche lei va inginocchiata ai banchieri, ai suoi padroni, lei non è che si fa i cazzi suoi, tra l'altro. Libero. Dicevo, l'attacco alla Costituzione è un punto di non ritorno, vuol dire che se dalle battaglie locali di quartiere, se è vero che dobbiamo metterci insieme su costruire una rete di opposizione sociale, ma la difesa della Costituzione, di questa Costituzione, è una battaglia politica storica. Se vince, noi diciamo se vince no, ma se vince sì, ragazzi, tutti i conflitti sui posti di lavoro, ragazzi, sarà molto più dura, diversamente, difendendola, restano aperti dei margini di discussione politica, ovviamente, che saranno i rapporti di forza a determinare un avanzamento, un arretramento dei ceti popolari. Questa cosa qua è messa in discussione. E siccome gli attori, ancora una volta, i camerieri, le banche, Confindustria pochi giorni fa si è dichiarato che ovviamente per il sì, il banchiere di Torino della San Paolo ha detto che anche loro sono per, si capisce che l'attacco è contro i diritti sociali, quindi c'è stato il tentativo di raccolta di firme per il referendum, abbiamo visto che la sinistra non esiste, le firme le ha raccolte solo Blandi, la sinistra di cui parliamo non esiste ed è quella complice che da 25 anni a oggi, me compreso, siamo arrivati a questa condizione. Ragazzi, non c'è tempo da perdere, nemmeno da scherzare. Questi signori, parlo di Napolitano, di Renzi, della Boschi, dei banchieri, di tutti questi maiali, così vanno chiamati, vanno portati, io credo, parlo da... ne ho scritto al Partito Comunista Italiano, vanno portati davanti in tribunale. Di qui, giurando sulla Costituzione, non possono alterare tutti gli equilibri democratici, per quanto borghesi di questo sistema, che comunque rimane una Costituzione progressiva che lascia lo spazio non solo l'azione politica dei lavoratori, ma anche i diritti sociali devono entrare nell'indirizzo economico di questo paese. Questa roba qua è in discussione. Quindi quando si fa riferimento prima, per esempio, al fatto che la mamma, il papà della Marcegaglia fosse uno del PC, ma quella era una fase storica diversa, cioè c'era un sistema politico italiano che lavorava per... paradigma era che lo Stato fosse dentro l'economia, così dando le gambe all'applicazione di questa Costituzione. Lo Stato deve entrare in economia, ovviamente col contributo prevalente dei lavoratori, indirizzare le spese e le scelte economiche. Questa roba qua è messa in discussione, adesso più, ovviamente. Dicevo, questi signori qua vanno portati in tribunale, questi qui hanno giurato sulla Costituzione e sono lì per stracciare, senza avere alcun titolo, non sono eletti, hanno un sistema elettorale che li ha eletti, è anticostituzionale. Io dico perché nella sinistra in generale nessuno si è messo l'idea, ma questi qui sono eversivi, questi qui vanno chiusi in gabbia e va buttata via la chiave, cazzo.
esiste un appello, esistono i termini di legge per denunciarli. Questa è un'azione politica, secondo me, forte, che va rilanciata dalle battaglie locali, far capire questa roba qui, farla capire, vuol dire andare porta a porta a dire questi qui, questo è un golpe, questo è un golpe. Punto. Ciao. Bagnello. Allora, niente, più o meno avete detto tutto e per ogni intervento possiamo in realtà collegare ogni cosa con la mia, diciamo, strategia, perché allora, le lotte del compagno, la strategia che veramente è stata fatta in Italia per portare al disfacimento sia del PC che della sinistra che del movimento. Non ci sono più partiti, non c'è più piccoli gruppi, siamo soltanto piccoli gruppi tutti disgregati che non riusciamo realmente a unirci, ognuno vede soltanto il proprio piccolo uccello e in questo modo siamo gli artefici della nostra rovina. Il lavoro, come ha detto adesso non ricordo quale compagno, in realtà è vero, si può creare. Creare, ma come? In una cooperativa, questo è veramente un progetto, in una cooperativa. Una cooperativa che riunisca tutti i disoccupati, tutti i precari, tutti i lavoratori stessi che attualmente sono impiegati, per creare cosa? Una base e diciamo una struttura per aiutare anche le varie lotte sindacali. Noi creando questa cooperativa andiamo in effetti a stabilire una spalla verso chi vuole lottare. Diamo un esempio di lavoro e diritto, poi i tempi sono brevissimi, il progetto è troppo lungo da spiegare e niente, che possa in effetti collegare tutte queste varie strutture in modo da creare veramente un blocco verso quello che i padroni e i politici stanno facendo. Mi dato 3 minuti. Posso continuare? Allora, niente, il mio progetto praticamente è quello di creare una cooperativa unica possibilmente, dove soci lavoratori e soci dipendenti dove soci lavoratori e soci dipendenti tolte le spese chiaramente per gli stipendi che devono essere tassativamente tutti uguali in modo che non ci sia nessuna infiltrazione o qualche furbetto che ci voglia mangiare, questi utili vanno ripartiti in parte uguale fra socio lavoratore e socio acquirente. In questo modo ricominciamo a ricreare prima di tutto una ridistribuzione del benessere verso il socio acquirente che ad esempio pensionati, disoccupati chiaramente ne hanno bisogno. Il socio acquirente mano a mano che la richiesta e quindi il lavoro aumenta, diventeranno automaticamente soci lavoratori. Ma socio lavoratore non che, oddio, lavoro io, sto a posto e quindi buonanotte al secolo. Socio lavoratore che nei casi in cui le ditte siano in difficoltà, dove ci siano lotte, dove ci si sposta e si intervenga nella dislocazione, per esempio, le rileviamo oppure le occupiamo. Gli operai che fanno le lotte, che occupano, potranno lavorare, non soltanto occupare, ma lavorare, produrre e mettere sul mercato. In questo modo diamo veramente una stoccata ai padroni. Ultimissimo, 2 minuti per favore. Quindi permetto e mi inserisco, le ultime due sono anche due donne, va che parlano di una sintesi, sono uomini e fila. No, mi inserisco
Soltanto per ricordare una cosa, perché io sono un insegnante, quindi parlo di un settore che è ben diverso da quello privato, che finora se ne è andata abbastanza bene. Volevo solo ricordare che stiamo facendo uno tra le voci dei referendum che noi abbiamo proposto, fortunatamente abbiamo raccolto anche le firme, va anche in questa direzione, perché stanno comunque attaccando anche il nostro contratto, perché fate conto, tenete presente che nella legge 107 uno dei commi, un articolo con circa 190 commi, uno di questi dice che tutte le voci del nostro contratto che non permettono l'adempimento di questa legge sono da considerarsi nulle. Questo direi un grandissimo attacco, anche questo per tutti noi, per i lavoratori, ma si cerca anche attraverso la chiamata diretta di arrivare a quella frantumazione all'interno di un sistema che tutto sommato ancora un po' reggeva del lavoro, e queste cose già si sono viste quest'anno con l'assunzione, con le tre fasce, fascia A, fascia B, fascia C, e tutte le preoccupazioni dei nostri colleghi e le fatiche anche ad opporsi su molte cose, con un governo che va avanti per cavoli suoi, perché un 80% di persone che scende in piazza e che non viene considerato, un Renzi che va avanti per la sua strada fa passare la legge. E non vi dico adesso con questa fase di negoziazione che c'è a Roma su alcune questioni, compresa questa della chiamata diretta, ecco, tutto questo fa capire che questa rete che dobbiamo fare a partire dai territori non può essere solo dei lavoratori precari piuttosto che di altri. Dobbiamo veramente, ognuno più nella sua specificità, cercare di fare in modo di essere in rete e di lavorare tutti quanti insieme. L'altra cosa che noi abbiamo visto, stando sui banchetti per raccogliere le firme, che c'è molta ignoranza anche sul proprio contratto, non so nel caso del privato, ma del nostro purtroppo c'è. E quindi il lavoro che dobbiamo fare non è fare la prossima volta, magari si chiama occupazione di solo progetto, facciamo fuori un'iniziativa, perché la gente ci deve sentire, ma noi dobbiamo anche scendere tra le persone e ricominciare a fare cultura, quello che diceva prima il compagno, non so come si chiama lui, bravissimo, tu esatto, che il nostro far politica, io penso che una volta nelle fabbriche come nelle scuole si parlava anche del proprio contratto, si dicevano quelli che erano i diritti e quelli che i doveri, si riusciva a dare una coscienza alle persone su quello che è la propria dignità e i propri diritti, e questa cosa è un problema, e io credo che questa cosa non si può più fare nei nostri posti di lavoro perché non esistono più, ma dobbiamo farla tutti insieme in rete sul territorio. Torniamo nelle piazze. Massi, delle conclusioni? No, sono veramente istantaneo. Tre cose volevo dire rispetto agli interventi che sono stati fatti. Il primo, la legge più, come dire, invidiata al mondo che c'è nel nostro paese, che è figlia di questa Costituzione, ma è figlia di un decennio di lotte, che è la legge 300 dello statuto dei lavoratori, è stata, come dire, votata in Parlamento con l'astensione del PC perché c'era il limite a 15 lavoratori, a seguito di una stagione di conflitto che ha fatto sì che nei luoghi di lavoro già di fatto i padroni non fossero liberi di licenziare come cazzo volevano, perché se licenziavano un altro lo prendevano e lo riportavano in fabbrica, ok? Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che tutte le battaglie per il mantenimento o per l'affermazione di diritti sul piano, diciamo così, legale o costituzionale, non è che non si devono fare, ma hanno sostanza nella misura in cui poi riusciamo a costruire la capacità di far rispettare quei diritti e quelle leggi attraverso la nostra pratica sociale. L'articolo 1 della Costituzione già non è più rispettato. L'Italia non è più una repubblica fondata sul lavoro, ma è una repubblica fondata sugli interessi dei padroni.
e nessuno può negare il contrario. L'articolo 41 della Costituzione, sempre prima parte, dice che la responsabilità dell'impresa è una responsabilità sociale. Dopodiché però nel momento in cui passano leggi come il Jobs Act, la riforma Fornero eccetera, quell'articolo là, anche se non l'hanno cambiato, è già stato messo in discussione di fatto. E il Jobs Act, la riforma Fornero e tutte queste cose qua erano cose che nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, erano già passate, nella misura in cui sul piano emergenziale il massimo che facevi quando ti licenziavano era andare